us if you dare into a twilight world of unspeakable horror. You must die. Everybody must die. Sample, if you dare, the deadly passion of the vampire lovers. Cinemarte presenta Vampiri Amanti, recensione di Francesco Ippolito, titolo originale The Vampire Lovers. Il film è un bellissimo e terrificante horror gotico del 70 ambientato in Austria nell'Ottocento della mitica e gloriosa casa cinematografica inglese Hammer, diretto magistralmente da Roy Ward Baker. Il film è tratto dal celebre romanzo gotico ottocentesco Carmilla di Sheridan, Le Fanon, con ambientazioni molto bene curate, ottima fotografia e scenografie sontuose. Splendida protagonista nel ruolo della vampira Carmilla, setata di sangue di belle ragazze vergini, Ingrid Pait, pseudonimo di Ngonchka Petrov. Nel cast è presente anche il grande Peter Cushing, altri bravissimi interpreti sono George Cole, Madeline Smith, Kate O'Mara, Pippa Steele, Ferdy Main, Dawn Adams, John Finch, Barbara Jefford. Nel 71 sono usciti due sequel, anch'essi bellissimi e terrificanti, Mircaglia l'amante immortale, Le figlie di Dracula, completamento della cosiddetta trilogia dei Karnstein. Il film è un classico del cinema horror gotico, all'epoca rivoluzionario per la sua alta carica di erotismo lesbico. Colpisce per il fortissimo clima di sensualità ed erotismo che per l'epoca doveva essere davvero notevole, merito soprattutto delle tante procaci bellezze muliebri. Di horror e thrilling vero e proprio e conseguentemente di paura invece ce n'è poco, ma il film è molto ben realizzato grazie alla professionale regia di Baker e di una confezione di grande bellezza con costumi e scenografie che la fanno da padroni. Vampiri amanti significa di fatto Ingrid Pait attraverso il suo sguardo cangiante, languido, ferino, malinconico, il corpo nudo o appena velato da un candido déshabillé. Il vampirismo trasuda i suoi umori più squisitamente sessuali e la trina è una, Marsiglia, Carmilla, Mircaglia, assurge a romantica icona di fronte di mortifera succhia sangue d'amante infelice. Cushing cede a Wilmer il ruolo del Van Helsing della situazione, ma avoca a sé il colpo di paletto risolutivo. Il misterioso uomo in nero sarà ripreso da Bazzella. Nella fotografia si ritrova ogni raffinatezza di casa Hammer. Da vedere, rivedere, rivalutare assolutamente. Cinemarte ha presentato unitamente a Francesco Ippolito Vampiri Amanti 1970, Roy Ward Baker, un capolavoro della Hammer. Andiamolo a riprendere, a rivedere, a rigustare nuovamente. Buona visione!